Torino Expo, siamo con Andrea La Zappa di Genuino Clandestino e a lui vogliamo chiedere un po' la presenza di Genuino Clandestino all'interno di questo corteo e anche due parole rispetto all'iniziativa che avete programmato per domani. Sì, noi siamo qua in opposizione a quello che è Expo e abbiamo portato attraverso un percorso ormai di 5 anni una presenza contadina all'interno dei movimenti e nello specifico nella giornata di oggi, proprio per ribattere a quello che è il discorso che fanno loro sul nutrire il pianeta, cioè dare un'immagine diversa di quella che per noi poi è invece costruire un percorso in cui poi ci sta un cibo contadino, ci sta a nutrire il pianeta dalla parte nostra. Noi siamo piccole realtà contadine che fanno soprattutto piccole produzioni di autosufficienza alimentare e poi si rapportano con la città nella vendita del proprio cibo. E siamo qui primo perché i nostri percorsi sono percorsi di resistenza, nel senso le regole che la grande distribuzione, gli organi dello Stato, l'Europa dà sull'agricoltura sono tutte regole che fanno sì che le piccole realtà contadine vadano scomparendo, perché sono regole legate all'agroindustria. Oggi a Expo succederà un fatto gravissimo per noi, che appunto la grande distribuzione organizzata si metterà d'accordo per avviare un percorso di, diciamo, fra virgolette, biologico di massa, cioè per fare business sul discorso dell'alimentazione. Quindi succederà che tutte le regole che ci stanno legate al discorso del biologico cambieranno. Quindi tutte le direttive, per fare un esempio, su quelli che sono gli antiparassitari o il discorso delle concimazioni, dicendo, saranno abbassate perché loro devono fare quantità. Quindi da una parte prenderanno in giro chi compra quei prodotti, facendo ripassare come prodotti biologici, dall'altra per chi invece fa delle buone pratiche agricole, come sono le nostre e tante altre piccole realtà contadine, saranno in difficoltà rispetto a un discorso legato ai prezzi, quindi ci sarà anche questo. Quindi la nostra presenza qui è una presenza che oltretutto dà un'altra anche propositività, che è legata ai nostri territori. Noi nei nostri territori stiamo all'interno dei movimenti, all'interno di quei movimenti che si battono contro le devastazioni territoriali, quindi lì dove ci stanno inceneritori, lì dove si sta costruendo questa bugia della green economy con centrali a biomasse, con geotermia e via dicendo, noi siamo presenti perché dalla parte nostra portiamo il discorso in cui la terra deve essere destinata alla produzione di cibo e non alla produzione di energia attraverso oltretutto poi monoculture magari legate anche agli OGM come il mais e tutto quanto. Quindi questo per noi diventa un percorso che domani avverrà in questa città, che è quello di portare il nostro cibo nelle città, cioè noi domani daremo un messaggio che proveremo anche a ripetere quando Expo finirà. Expo va via, noi ci siamo. E ci siamo noi piccole realtà contadine, ci sono chi oggi vuole acquistare, vuole mangiare un cibo di un certo tipo. Quindi faremo una grande tavolata in piazza, sono stati invitati tutti i cittadini e le cittadine di Milano a portare da mangiare, noi abbiamo portato il nostro pane, il nostro formaggio, i nostri prodotti, proprio per anche dare un'immagine di cibo come relazioni, come convivialità, come un percorso, una modalità di crescita collettiva. Su questo staremo, su questo pensiamo a ottobre, stiamo cercando di costruire a ottobre una proposta che è quella di portare un grande, grandissimo mercato di piccole realtà contadine a Milano dopo che Expo sarà andato via.